Che cosa accade in questa Pastry Arena oggi? Grazie all'azienda Varronà, ci tengo tantissimo, al dottor Grandi che ha deciso di raccontarci attraverso i protagonisti una storia e una testimonianza molto forte. Noi la stiamo vivendo dal vivo e c'è chi potrà, grazie ai contributi video e agli RVM, riviverla poi. Allora, dottor Grandi, voi incontrate questa famiglia che avete come clienti, ma che poi, alla quale poi accade una tragedia incredibile nel lontano 2020. Scusate l'emozione, ma è una cosa veramente molto, molto forte. Nel 2002, come tutti noi sappiamo, c'è stato un terremoto in Molise, a San Giuliano di Puglia, e crollò una scuola. In questa scuola, tra i bimbi e le maestre, le persone che purtroppo finirono sotto, ci fu un bimbo, Luigi Occhionero, aveva 8 anni quando è accaduta questa cosa. La loro famiglia sono persone meravigliose. La mamma Giulia e il papà Michele, con due bimbi straordinari, li vorrei qua vicino a me per cortesia. E allora, un grande applauso. E accogliamoli con un grande applauso. La famiglia Occhionero. Allora, voi diciamolo, prima di tutto siete dolci di base. Benvenuti, è un grande piacere per noi, prego. Facciamo sedere papà e mamma. Signora, allora, i ragazzi stanno in piedi perché loro devono crescere. Ecco qua, prego signora, venga. Allora, che cosa accade? Accade che voi, che siete gelatieri per tradizione, se non sbaglio, vero? Allora, chi vuole avere il microfono dei due? Chi se la sente di più? Il papà. Salve, buongiorno. No, anche la mamma, tanto no, noi ce la... Noi abbiamo una gelateria e l'abbiamo aperta dopo il terremoto, quindi perché siamo rimasti senza lavoro e quindi di conseguenza abbiamo avuto questa idea di mettere su questa gelateria. E niente, proprio dal primo anno che abbiamo aperto questa gelateria abbiamo pensato di fare una festa del gelato al cioccolato, dedicato un po' a tutti i bimbi. Tutti i bimbi per i bimbi. Infatti la giornata che abbiamo scelto è stata proprio il 16 luglio, che è il giorno del compleanno di mio figlio, che comunque non c'è più. Abbiamo pensato di fare, perché il cioccolato? Perché il cioccolato è quello che piace ai bambini, quindi a tutti quanti. E quindi di conseguenza... grazie. E di conseguenza quel giorno lì facciamo tanti gusti di gelato al cioccolato, grazie anche alla Varronà che insomma ci offre il cioccolato per quella giornata. E la cosa bella è che noi poi tutto l'incasso diciamo di quel giorno lo diamo in beneficenza. Lo devolvete per aiutare un'associazione della nostra zona, che comunque sta costruendo un dispensario, quindi un ospedale in Congo per i bambini, insomma, per i bambini che nascono. Quindi Luigi non c'è più, però da lassù, tramite noi, insomma, può aiutare chi magari soffre e chi sta soffrendo. Ma questa è una storia molto forte, perché perdere un figlio credo sia uno dei dolori più, scusate la commozione, ma veramente più grande che ci possa essere. Io mi domando questa cosa, scusatemi, ma sono mamma da poco e non oso immaginare. Ecco, è bellissimo perché voi nella forza e nella dolcezza, che poi è riassunta in un'azienda che vi vuole accompagnare in questo percorso, ma soprattutto in un'idea che vuole ancora una volta, come Varronà ci insegna, gettare in avanti il sassolino per vedere il futuro e magari quella luce che brillava un tempo negli occhi del vostro caro Luigi, che oggi avrebbe, signora, 20 anni. 20 anni, sì. Quindi insomma ormai è grande, su ci guarda dall'alto e chissà quanti gelati si sta gustando ancora lui, ci piace pensare e sognare. Allora, voi ogni anno, sempre per la data del compleanno del vostro caro Luigi, avete deciso di fare questa cosa. Allora, io voglio sapere che tipo di risposta c'è dai vostri compaesani e da anche proprio l'entusiasmo, perché penso sia tantissimo. Allora, io l'emozione è grande, scusate, c'è tanta
solidarietà nel cuore di tutti i clienti, di tutte le persone che entrano in una gelateria, in un vostro locale commerciale. Quindi la risposta è solidarietà e amore per gli altri. Lo veniamo testimonio. Anche noi quest'anno, uno per assaggiare il gelato, ma soprattutto il punto di partenza è che è inevitabile che abbracceremo anche noi questa causa insieme a Varronà. Allora, il cioccolato perché è il gusto preferito dai bambini, il cioccolato perché comunque è una materia così, stiamo scoprendo, così importante che da un frutto così semplice poi amplifica una serie di sapori che possono avere diverse sfumature e diversi abbinamenti anche. Allora, voi ci avete raccontato questa storia, siamo nell'arena più dolce, credo che questa sia veramente la testimonianza più importante perché, come abbiamo sempre detto durante le interviste con il dottor Grandi, business is business. Voi dopo una grande tragedia, non solo la perdita di un figlio, ma anche il restare senza lavoro e quindi senza futuro e senza la possibilità di dare un futuro alla vostra famiglia, avete deciso di intraprendere un'attività, ancora una volta testimone che l'attività imprenditoriale in Italia è fondamentale, così come nel resto del mondo. Quindi invito veramente chi ci sta seguendo, chi ci governa a prestare sempre più attenzione soprattutto a delle zone dove insomma ci sono delle difficoltà maggiori, ma soprattutto alle persone di non perdersi d'animo, vero? No, soprattutto questo, avere la forza di andare avanti in ogni piccola e grande difficoltà. Campionati juniores di pasticceria. E noi parliamo della vostra storia all'interno di questa gara e questa competizione che vede dei giovanissimi chef, addirittura alcuni non sono nemmeno maggiorenni, dibattersi per raggiungere il titolo. Adesso, dopo averci regalato veramente un'emozione così grande, voglio un attimino sfumare e chiedere per una mamma che comunque ha una protezione divina dall'alto, ma due giovani creature, quanti anni avete ragazzi? 16. E ti chiami? Giuseppe. 10 e mi chiamo Elena. Non so come dire, ma questa signorina qua le è già belle chiare, non so. I ragazzi sono sempre un po' più bonaccioni, le ragazzine invece noi abbiamo sempre subito lo sguardo un po' più vivace. Voi avete due figli giovani e vi piacerebbe magari che intraprendessero la carriera? Perché è molto serio e difficile fare lo chef, tutti pensano... Sì, ma lui Giuseppe attualmente frequenta una scuola all'alberghiero, quindi, quindi sì, sta prendendo questa strada, cioè vuole diventare un cuoco, uno chef, quindi. Bene, sì. Allora io Giuseppe ti dico armati di santa pazienza, soprattutto preparati perché i prossimi anni saranno quelli più difficili, perché i militari non sono niente a confronto. Allora io volevo ringraziare la famiglia Occhio Nero per essere stati con noi, per averci regalato veramente questa storia e per averla condivisa qui nella Pastry Arena e nella 35esima edizione del SIGEP. Ringrazio ancora una volta l'azienda Varronà, grazie dottor Grandi perché ci avete regalato veramente una chicca e una perla di dolcezza e cioccolatosa. Era inaspettata onestamente perché ero lì prima allo stand e stavo valutando un po' di cose commerciali, ho visto loro e mi si sono illuminati gli occhi, io purtroppo ho un po' questa tendenza all'emozione e non potevo, ho chiesto il permesso prima perché è un argomento sicuramente molto toccante. Mi hanno fatto il regalo più bello che avessi mai potuto ricevere in una fiera come questa. Quindi e noi vi ringraziamo. Grazie di cuore. Davvero a voi di questa testimonianza e ricordatevi che in ogni momento della vostra comunque attività Varronà sarà sempre al vostro fianco per poter sostenere questo tipo di iniziativa. Questa cosa grazie è meravigliosa. Allora l'appuntamento è con Varronà, sempre qui siamo all'ultimo giorno della 35esima edizione di SIGEP al padiglione B3 e soprattutto la premiazione che si terrà verso le ore 15:30. Ma un appuntamento importante che rimandiamo nel mese di luglio è a San Giuliano. È a San Salvo, la gelateria attualmente è a San Salvo, in Abruzzo. Salvo. Che è sempre in Puglia però. No, è in Abruzzo, no? È in Abruzzo. Scusatemi, no, ma io con tutti questi paesi non capisco più niente. Signora, è in Abruzzo che giorno? Il 16 luglio. Quindi 16 luglio per festeggiare insieme una rinascita che ogni anno si ripropone e per festeggiare tutti i bambini. Tutti i bambini tutti, del mondo. Tutti del mondo. Grazie a questa famiglia meravigliosa. Grazie a Varronà. A prestissimo, ci ritroviamo sempre qui.